Avevamo seriamente iniziato a preoccuparci che al pregiudicato di Modena fosse successo un qualcosa, cioè dopo la mia ultima risposta lui è totalmente sparito. Se già era strano che non avesse fatto nessuna storia Instagram con minacce ed offese, era ancora più strano che nei messaggi privati a nessuno avesse minacciato di andarlo a prendere a casa o di rifarsi la galera. Ho scritto a Marco Pitti, gli ho chiesto perché abbiamo un gruppo WhatsApp, gli ho detto: senti, ma Marco, ma tu hai visto per caso se ha fatto delle storie Instagram, se ha detto un qualcosa? Ma grazie al cielo il signor Iena è tornato. Pezzo di merda, vieni qua! Siccome non avrebbe potuto rispondere a nulla di quello che ho menzionato negli ultimi video, mettendolo di fronte alla sua incompetenza, portando addirittura un testimone, e tra l'altro ce ne saranno altri due di testimoni, quindi iscrivetevi al canale perché ci divertiremo. Ricordiamolo che questa persona sono anni che va avanti ad offendere tutti i coach che sono presenti sul settore, dicendo che sono incompetenti, che non ne capiscono niente, che fanno dei danni assurdi alle persone. Tutti quelli che sono arrivati dalle grandi scuole, coach, Gianz, Lazzarin, Lemme, sono passati del sottoscritto e hanno voluto farmi sapere che hanno 20 kg da dover togliere. Quando poi escono fuori, diciamo, gli scheletri nell'armadio, oppure i fogli di carta con le chiavi di casa sopra, con i 10x12 di squat scritti a cedimento, cioè veramente delle programmazioni che se tu glieli dai da fare a ChatGPT ti esce fuori un qualcosa di più sensato e logico. Ma io i video non li ho guardati perché poi sennò mi incazzo. Parlo a voi che magari state seguendo questi video, vi aspettate, adesso vediamo che cosa risponderà. Niente, non risponderà niente, non ve le aspettate perché non arriveranno. La sua tattica è quella di fare finta di niente, fare finta di non guardare e continuare a dire le solite cose. Parlano di sport ma non possono parlare. Parlo di sport ma non possono parlare. Dal divano, no? Così fa praticamente. Guarda, scrive un'altra tattica che adesso vi svelo. E continuano a parlare di me. E continuano a tirare in ballo la mia famiglia, mia moglie. Parlano di cose di cui non possono parlare. Diciamo che quando si parla di un qualche cosa, di un qualche cosa, sentite la bocca impastata, un qualche cosa di cui non possono parlare, non hanno niente da raccontare. Cioè vedete che tende sempre, comunque se voi ci fate caso, nei video tende sempre a stare con le spalle sempre gonfio, no? Maurizio Tormenti è ormai diventato un amico, però qualche volta si dimentica di mettersi, si dimentica ed esce fuori la pera smunta che è in lui. Ma prima di mettere a nudo questo signore che si diverte ad offendere ogni persona che sta sul web, vi lascio un breve estratto delle sue ultime contraddittorie minacce che mi ha rivolto. Come diceva il Duce, tanti nemici, tanto onore, soprattutto nemici come voi. Io voglio solamente averti 5 minuti davanti, ma il momento in cui ti incontro non ti faccio neanche salire sul ring. Se vuoi salire, faccio il resto. E voi che siete inguardabili e avete delle lesioni a un'età che non dovreste averne. Vabbè, quello ti avrebbe fatto male uguale. Milano diventa difficile. Adesso mi faccio un bel giro in bicicletta, speriamo che mi regga la bici. Una frattura, una concussione sopra, però credimi che quando ti avrò di persona, due cose penso di non riuscire ad arrivare sopra. Non aspetto di infilare le mani nei guanti. Perché mi stai sui coglioni. L'arbitro ti può evitare che tu ti faccia male, puoi interrompere. Ma lo schiaffo no, non te lo leo nessuno. Non posso, per motivi di lavoro e tutto il resto, muovermi a Milano. Non posso non muovermi. Io credo fortemente che questa persona abbia timore di venire a Milano. Non so se c'è qualcuno che lo sta cercando, se c'è una taglia sulla sua testa. Prima vi ho accennato che certe volte si dimentica di mettersi nella sua posizione bella, grossa. Io ricordo che non c'è niente di male su chi magari è un pochettino smunto fisicamente, su chi è secco. Il problema, come sempre, è che è lui ad offendere. Ricordiamolo che lui è dopato dalla notte dei tempi, si allena da 30 anni, è uno dei pochi bodybuilder che ne capisce, capite? Tu venivi preso come il bibendum, per cui probabilmente questa è la cosa che ti scocciava di più. Per essere belli, so che per te non esiste questo discorso qua. Rimane sempre che questo canale qua è dedito alla bellezza, all'allenamento e alla fine di portare qualcosa. Tecnica o bellezza che, diciamo, qui forense è completamente, per cui forense è completamente fuori. Eccolo qua. Secondo voi, una persona con queste spalle, ditemi se a voi pare normale essere offesi fisicamente e farsi dare dei secchi da una persona che si presenta in questo stato. Signoriena, ma che è successo? Ma cosa sono queste spallette smunte, questo torace piccolo, vuoto? Sembra che l'hanno mangiato i piccioni, sembra che i corvi l'abbiano aggredita. Ma cosa è successo? Cosa è successo? Se vuole parlare di bellezza, cosa di cui Forense non può parlare. Peraltro, ripetiamo, bombato queste clavicole sottili, pallette che cadono come delle prugne, gambe che sembri il pirata a gamba di legno. E giustamente magari Mr. Fanny sta già scrivendo: pizzo di merda, lì c'ha 50 anni, c'ha le competenze. E questo è vero, devo dare adito a Mr. Fanny, perché dovete sapere che il signor Massimo Ferrero Iena è un nutrizionista. Sì, è un nutrizionista, ma non lo dico io, lo dice lui. Avere il titolo serve e non serve. Io mi alleno da 32 anni, sono calma, per fare la dieta ti serve il titolo.
Ti dico di sì e ti dico no, nel senso che i culturisti vecchia generazione mi alleno da 32 anni. Ho chiesto a questo che ha chiesto a questo. Io ho conosciuto i Mister Olimpia di una volta. Il mio grande amico, che adesso non c'è più, si chiama Daniele Seccarecci. Ci scambiavamo insieme questi segreti. Dopo diventi, diciamo, un nutrizionista anche se non hai un foglio e non sei abilitato. Quindi, come lui stesso ci dice, è il suo stile di vita da atleta, da agonista, che ha costruito in sé una persona di estrema competenza. Ma andiamo a vedere meglio qual è il suo stile di vita, perché poi dovete sapere che lui critica molto spesso proprio sullo stile di vita. C'è Master Wallace che si beve il latte, tu ti bevi la Coca-Cola, quando lui è una persona che fa frequentemente utilizzo di alcolici, ma anche pubblicamente. Pezzo di merda, vienimelo a dire in faccia! C'è stata una volta, pensate, che addirittura a Rimini Wellness, la fiera del fitness, no? Dove le persone esibiscono il proprio fisico. Ora, ad oggi che è una giornata uggiosa, io sono in felpa perché fa fresco. Ma il Rimini Wellness si tiene a giugno. Schiatta di caldo, sono tutti in canotta, in mutande. Il signor Massimo Ferrero Iena si è presentato in felpa, pantaloni lunghi, birra e panino. Ed erano i tempi dove aveva appena iniziato a bullizzare un pochettino tutti i fit influencer. Quindi lui è arrivato lì, tra l'altro, l'ultimo giorno, l'ultima ora, cioè è arrivato proprio all'ultimo. È arrivato lì pensando magari di fare brutto. Io non lo so quale fosse il suo intento. Tutto vestito, imbrattato. Perché giustamente, come già si è visto qualche volta, non fa una buona figura di solito. Ma ti pare che uno va alla fiera del fitness con la birra in felpa, che si muore del caldo, cioè, ma si schiatta proprio? Secondo te io ci credo che lui va così? Guardate. Quindi, sensazioni a freddo. Tanto Photoshop. E non è finita qui! Io lo so che già queste cose qua uno dice cazzo. C'è anche una diretta, pensate, dove Iena interrompe il proprio interlocutore per andare a bere, per farsi il ciucchettino. Ora, io non lo so quanto abitualmente questa persona beva, a giudicare dai video sempre. Poi pensate che oltre alla bevuta, subito dopo va nel tavolino e fa una respirata profonda. Non so che cosa, eh. Vedo già Mr. Fanny che sta scrivendo. Lo so che sta scrivendo. Pezzo di merda, questo qua non è vero, non è mai successo questo qua. Abbiamo capito che è una cosa falsa, giusto? Quindi qual è il Aspetta, punto? aspetta, aspetta, perdonatemi ancora. Dimmi, Poi, ragazzi. dimmi, dimmi, Gaggio. Ma se è stata una roba privata, quando Pietro ha scritto a Domingo, gli ha fatto quella domanda provocatoria, perché l'hai resa pubblica quando era una cosa privata? Perché Domingo non ha Non ho censurato nessuno, come avete sempre visto, ho sempre portato i fatti, parlato, eccetera, eccetera, anche quando andavano contro di me. Quindi... Non hai più contenuti, non sai più cosa inventarti. Un attimo, aspetta solo un attimo, eh. Aspetta solo. Pezzo di merda, pezzo di merda, come cazzo ti sei permesso di... Quindi anche su questo fronte, signor Iena, il suo stile di vita è alquanto ambiguo. Lei critica le persone per il suo aspetto fisico, poi si presenta come una pera smunta. Critica le persone per lo stile di vita e poi beve birra ripetutamente in video e fa cose strane sui tavolini. Si presenta molto spesso in condizioni malconce, una volta nudo sulla tazza del cesso. Cioè, ma le pare il modo di presentarsi? Le pare che un professionista si presenta così? Peraltro, professionista, secondo te, consegna le schede su un pezzo di carta da formaggio quando le consegna? Perché c'è una testimonianza di un suo ex cliente a cui nemmeno l'ha consegnata la programmazione. Gli ha mandato direttamente un audio dicendogli: il lunedì fai un po' di petto, il lunedì e il martedì fai un po' di petto, il martedì, no, no, cioè, martedì, il lunedì il dorso, il pezzo di merda di Forense, il principe calistenico, pezzi di... Robe da non crederci, lo so. E se ci fate caso e sommate tutte queste cose qua, tutte le cose che riguardano lui, le riflette poi sugli altri. Cioè lui accusa gli altri delle cose che riguardano se stesso. Quindi critica gli altri sullo stile di vita, sul fatto che siano secchi quando lui ha le gambe di legno, le spallette smunte, tutto rinsecchito. Risponderà a questo video mettendosi in super pump. Fateci veramente caso: lui accusa molto spesso gli altri delle cose che riguardano se stesso, come anche la cosa che non può venire a Milano per il lavoro perché ci sono i pregiudicati che mi cercano. Cioè, probabilmente, così come tutte le altre cose riguardano se stesso, probabilmente c'è qualcuno che cerca lui a Milano. E pensate quando mi accusa di pigliarla nel di dietro sotto la doccia.
Tra le altre cose, in realtà ci sono, adesso noi stiamo ridendo, scherziamo, però ci sono delle cose che in realtà prendono una gravità maggiore, cose su cui secondo me non c'è tanto da ridere, perché dovete sapere che Maurizio, suo ex cliente, insomma, per screditarlo ulteriormente, ha fatto delle storie Instagram dove diceva che Maurizio gli avrebbe chiesto scusa in privato, gli avrebbe chiesto di chiamare, ha detto, dopo la testimonianza, tu non lo sai che Maurizio mi ha scritto, mi ha detto, mi ha chiesto scusa, tutte cose non vere, poi ha raccontato che lo pagava di più, per volontà sua, cioè che Maurizio decideva di pagarlo di più del dovuto, tutte cose ovviamente false, a cui Maurizio ha deciso di dare una risposta sul suo canale YouTube. Ha detto, c'ho un canale YouTube, beh, per quanto piccolo, però do una risposta. Pensate, quando Iena ha scoperto che Maurizio avrebbe fatto questo video, perché Maurizio l'ha comunicato nelle sue storie Instagram, Iena ha iniziato a minacciarlo per messaggio, gli ha iniziato a scrivere minacce del tipo ti porto via tutto e ti faccio lasciare da tua moglie, Lucia... Cioè, pensate, lui tra l'altro che dice sempre che sono gli altri a menzionare la famiglia, subito è andato a colpirlo sulla famiglia dicendogli che la moglie lo lascerà perché lo porterà in tribunale e gli leverà tutti i soldi. Mauri, attento però, perché dopo un po' mi rompo i coglioni. Tu quello che non ti interessavano i dissing non ti interessava rompere i coglioni. E state facendo un casino. A me non interessa, tu non sei un creator, sei uno qualsiasi. Per cui, occhio. Ok, perché dopo mi incazzo. Quando ti levo i soldini e Lucia ti dà un calcio in culo, che si trova uno più bello della sua età, sono cazzi tuoi. Tu sei un povero coglione. Vai avanti, ricordati che quando non ci sono soldi a casa, se Lucia ti manda a fanculo, fa solamente bene. Vabbè, quello è un creator, ci siamo detti cose, tu sei un cazzone qualsiasi. Ti faccio una querela per diffamazione, perché non mi hai rotto i coglioni. Filo fandola fa un altro creator che ci abbiamo la disputa. Lui non mi fa niente, io non gli faccio niente. A te invece ti apro il culo. Quando i soldi non ci sono a casa, le donne si incazzano. E fa bene quell'altra. Oggi che c'ha 23 anni, ti manda a fanculo perché lei è un altro capitolo. Tu devi stare attento a quello che fai, perché tu sei un uomo senza le palle. Il momento che ti tocchi i soldini, Lucia ti spacca il culo. Attento, non fai la merda con me, solo perché sei lontano a Salerno. Ci metto un attimo, io parente a Salerno ce li ho. Dato che ce l'hai con Massimo, non si sa perché cosa li tieni più volte. Hai parlato di mio nipote. Grazie, la seconda volta che manchi di rispetto, la terza non te la concedo, t'avviso. Hai capito dove l'hai fatto dormire una persona? Poteva essere tale. Pezzo di merda! Vieni qua, merdarella! Poteva essere tale. Sto pezzo di merda! Vieni qua! Poteva essere una cosa normale. Pezzo di merda! Ti vengo a trovare quando dico io. Quando pare a me e dove dico io? Voglio il giubbotto. Molti fanno l'errore di pensare che addirittura lui non sia in grado di intendere di volere. No, ma poverino, cerca solo... Ecco, queste persone qua non hanno idea dei disagi, dei danni che crea. Andando a beccarti sul punto debole, andando a toccarti sempre la famiglia, sempre su quello che è la tua sfera privata, per poi metterla pubblica, perché poi tutte queste robe qua le condivide anche pubblicamente. Con queste storie, vedrai, lui ci farà un altro video altri 30 euro. Ma ti piacerebbe? Allora, ad oggi che sto registrando questo... Cioè, sono usciti solamente la testimonianza, il video delle chiavi e la prima risposta a Iena al pagliaccio. Allora, la testimonianza abbiamo fatto 84 euro. Il video invece delle chiavi, dove mostro la sua scheda con le chiavi, 86 euro. E invece il primo video, quello lì aveva fatto un pochettino meno, 67 euro. Quindi all'incirca con questi video ho fatto 237 euro. Pensate, 237 euro estrapolati da un bidone del lume. Cioè, praticamente io mi sento un alchimista per queste robe. Sapete, che trasformavano il ferro in oro. E poi peraltro io alla fine le reinvestivo. Io come passioni libere ho la lettura, io quindi le reinvesto nell'editoria italiana. Stiamo supportando la cultura con questi video. Tu crei un bacino di marcio, no? Fai praticamente dei contenuti su cui diffamazioni, odio, cattiveria. Noi da lì prendiamo, estrapoliamo, e con quell'estrapolazione, quell'oro, quindi dalla merda la trasformiamo in oro, editoria. Poi c'è Luca che ha fatto almeno 500 video tra reaction, video su Iena, video della telefonata, ha fatti tantissimi. Lui, a quanto so, con la monetizzazione che ha fatto, sta cercando già di comprarsi una villetta in zona Milano Centro. Tra l'altro sta facendo la reaction in questo momento. Luca, se stai facendo la reaction, dici, ferma tutto, conta un attimino tutti i video fatti su Iena, su questa saga qua, quanto hai monetizzato. Dai, faccelo sapere un attimino. Insomma, cos'è che si compra Luca? Si mangia le banane. Luca si compra, cioè, ogni volta che andiamo in giro c'è sempre pacchi di banane oppure di mass gainer, o il mass gainer o le banane, quindi lui supporta gli ortaggi italiani, l'ortofrutta. Poi che altro c'è? C'è anche il principe calistenico che ha fatto tanti video su Iena, che ha estrapolato, che ha tirato via anche lui un bel pacco di biscotti proteici, se lo compra tranquillamente. E che ci facci mirna di accominciare? 50 ti braccio coi miei allenamenti, parli di mio figlio, di moglie, parenti, con un pugno in faccia ti saltano i denti, con Max, la Iena, non siete pertinenti. Il bastardo giallo non ha onore, bici si inietta testosterone, picchio il principe mascherone, vediamoci, ma la vita si interpone. 10 per 20 di naturalità, 50 anni di credibilità, ogni falsario punito sarà. Ti sfido sul ring,
King, chi vieni qua? La via di casa ce l'hai già. Vieni qua, scegli la palestra da soli si fa. Vieni qua, mi spiace ma Luca non ci sarà. Max dice solo la verità.